Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova tipologia di video. Questa è la mia cleaning routine, ragazzi, ed è la prima volta che faccio un video del genere, quindi spero davvero che possa piacervi. Qui mi vedete rifare il letto e naturalmente ho arieggiato la stanza, quindi ho chiuso la finestra, ho chiuso la tenda. Adesso appunto sto rifacendo il letto e metto a posto tutti i cuscini, il mio cuscino con l'unicorno a cui sono affezionatissima. Ta-da! Fatto! Abbiamo messo a posto il letto. Adesso prendo questo panno Swiffer, che è molto comodo perché riesco a passarlo sotto al letto per catturare tutta la polvere sotto il letto, altrimenti con l'aspirapolvere è impossibile, quindi passo sempre prima questo e poi appunto molto badass passo all'aspirapolvere e inizio, ragazzi, ad aspirare tutta la casa. Se avete animali mi capite, come ben sapete, due gattoni e quindi devo passare l'aspirapolvere molto spesso, praticamente un giorno sì, un giorno no di solito, e sto appunto aspirando tutto quanto qui nella stanza da letto, nella cabina armadio e nel bagno che ho nella stanza. Sposto appunto i comodini e tutto quanto in modo da raggiungere tutti gli angoli, tutto quanto il pavimento, insomma, avete capito. E qui continuo e sto appunto aspirando tutto quanto anche nel corridoio. Questo aspirapolvere è parecchio potente, ma voglio prenderne una ancora più potente, vi devo dire la verità. Se avete quella Dyson, fatemi sapere come vi state trovando, perché sono molto molto curiosa. Qui sono nell'altro bagno, quello con la vasca, anche qui aspiriamo tutto quanto. Il tappetino che vedete lo lavo, i tappetini dei bagni li lavo in lavatrice invece 1 o 2 volte a settimana di solito, lo so, sono un po' esagerata. E qui continuo appunto. La mia casa è parecchio grande, quindi ci metto anche molto ad aspirare tutto quanto, ma ci tengo a far sì che sia tutto ben pulito, quindi piuttosto ripasso la stessa superficie 2 volte e poi si accumulano i peli nella parte inferiore, quindi vado ad aspirare anche lì. I tappeti sono la parte più difficile, che mi faccio veramente i muscoli e gli addominali. Poi nel frattempo metto anche a posto perché è un pochino incasinato il tutto, come potete vedere. Quindi il mio metodo è butta tutto nel cassetto. E poi naturalmente i divani sono una cosa, cioè i divani sono sempre strapieni di peli, quindi devo pulire molto molto bene. Qui poi a Denver e a Gattastellina piace tantissimo venire a dormire nel mio studio, sul mio divano, quindi. E questo è quanto, ragazzi, per il mio studio fatto, messo a posto, pulito anche questo. Qua continuo appunto dal corridoio dal mio studio, sto arrivando nel soggiorno e anche qui naturalmente aspiriamo tutto quanto per bene. La parte che odio di più è quella del tappeto, perché veramente è molto difficile. Qui i giochini di Denver e Gattastellina, che sono sempre in giro. Intanto Denver va proprio a prenderselo il giochino e se lo porta via. E qui appunto sposto il tavolo, cerco di raggiungere tutti i posti possibili immaginabili, e qui altro lavoro bello complicato è pulire tutto il divano. I gattoni sono spesso qui sul divano e quindi ci sono moltissimi peli, devo appunto spostare tutti i cuscini e aspirare. Questo poi è il cuscino preferito di Gattastellina. Nel frattempo vediamo i gatti in background che si danno alla fuga perché sono terrorizzati dell'aspirapolvere, quindi appunto tolgo tutti i cuscini e vado in tutte le pieghe del divano per riuscire a raggiungere appunto tutto quanto, e quindi pulisco ogni cuscino appunto singolarmente per raccogliere quanti più peli possibile. Cerco di andare in tutti gli angoli. Ok, adesso abbiamo messo a posto l'ultimo bracciolo del divano e poi vado a pulire per bene anche questa copertina, che è la coperta di Gattastellina. Dovete sapere che lei è tipo la regina di casa e non permette a Gatto Denver di andare sulla sua copertina. Gatto Denver a volte cerca di andarci, ma lei non lo lascia e si mette i gatti di nuovo in fuga. Vabbè, questa cosa mi fa troppo ridere perché l'ho vista nel montaggio, naturalmente quando stavo passando l'aspirapolvere non me ne sono accorta. Quindi vi dicevo, sì, quella è la coperta di Gattastellina e Denver non può assolutamente andarci perché è lei la regina di casa. E quindi qua sto pulendo tutto per bene. Poi
Naturalmente andiamo a togliere tutte le sedie così passo per bene l'aspirapolvere anche sotto il tavolo, passato l'aspirapolvere anche sui cuscini. Nel frattempo qui sto pulendo tutta la cucina, c'è il tappeto sotto tutto, lungo tutto il banco della cucina, e quindi vado a pulire molto molto bene anche il tappeto. Poi mettiamo un po' a posto perché ho lasciato il ferro da stiro fuori perché si raffreddasse, e qui appunto vado a pulire molto molto accuratamente questo tappeto perché tende ad aggrappare tutti i peli. Ed ecco fatto, abbiamo finito per quanto riguarda l'aspirapolvere. Ta-da! Adesso spruzzini alla mano ragazzi e cominciamo a pulire il banco della cucina. Sto usando il Lisoform, quello con candeggina rosa. In realtà preferisco quello disinfettante verde, ma è sold out ovunque, introvabile, non si trova ragazzi. Quindi appunto vado a pulire per bene tutto quanto, sposto tutto e ci passo lo straccio, e poi con il detergente per alluminio, come si chiama, vado a pulire per bene anche il lavello. Qui pulisco tutti i residui di cibo eccetera eccetera. Ho messo anche i guanti perché altrimenti questi prodotti mi rovinano la pelle delle mani e mi diventa secchissima, quindi per fortuna che mi sono ricordata di mettere i guanti. E vado a pulire appunto tutte le superfici in alluminio. Poi qui siamo nel bagno più grande, quello con la vasca, e vado a pulire per bene anche il lavello dal calcare e appunto le varie macchie che lascia il calcare. Pulisco per bene il rubinetto e poi naturalmente il lavello, tutto quanto, fino a quando risulta splendente. Poi sciacquo naturalmente e voilà! Passiamo alla vasca da bagno, vado a pulire anche questa, non la uso tantissimo in realtà, devo impegnarmi in questo periodo che sono sempre a casa a fare qualche bagno rilassante, perché di solito sono sempre di fretta e faccio sempre solo la doccia, invece dovrei approfittare di questa vasca bellissima. E tadan, anche il nostro bagno è pulito ragazzi, non guardate la mia extension terribile che ci farà compagnia lungo tutto il video purtroppo, classiche cose di cui ti accorgi nel montaggio e non ci puoi più fare niente. Qui sono nell'altro bagno, quello in camera, quello che ha la doccia, e vado a pulire per bene appunto il lavello anche qua. Sto vedendo che il coso della doccia lì, la manopola della doccia, ha anche molto calcare, ma devo pulire anche quella, mi sto rendendo conto adesso. Ok, vado per bene a pulire tutti quanti i residui eccetera eccetera, e sto premendo fortissimo. Ok, e poi anche qui sciacquiamo il tutto. Mi sta dando un fastidio il calcare su quella manopola che non avete idea, ma se non lo pulisco dopo ogni doccia irrimediabilmente si forma subito. Qui come vedete ho aggiunto il nuovo sapone Lush e anche questo bagno completo. Poi vado a pulire i vetri, le mie specchiere in realtà qui sono pulite, ma vado a passare il detergente per i vetri dove di solito ci lascio le impronte per aprirle. Puliamo appunto tutti gli specchi anche di entrambi i bagni. Fatto! Ok, adesso Swiffer alla mano. In realtà ho pulito ieri tutte le superfici, quindi non c'è bisogno di pulirle tutte, ma voglio ripassare appunto lo Swiffer sulla TV perché per via dell'elettrostaticità tende ad acchiappare moltissima polvere. Qui appunto sto passando lo Swiffer anche sulle varie superfici, tutti i soprammobili, ci metto sempre tantissimissimo, e mi chiedete sempre come fai a pulire tutte quelle cosine? Ci metto un secolo ragazzi, ecco come faccio, quindi vado per bene ad acchiappare tutta la polvere. Amo questo, amo Swiffer perché è l'unico che, ok, dicevo, acchiappa tutta la polvere. E questo è quanto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, vi mando un bacio grandissimo, ma vi do prima un abbraccio forte 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 come ogni giorno, e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30. Un bacio.